Adesso il tempo è vostro, alzate la mano, io vado avanti. Iniziamo, visto che ce l'hai tu il microfono, te lo sei rubato. No, innanzitutto grazie Giulietto per Diciamo essere qua e grazie a te Giorgio per aver permesso questo incontro. Io avevo due domande specifiche, una su un fatto che ha riguardato una terra che tu conosci benissimo, che è la Russia, ed è molto recente, e volevo chiederti qual è il significato e cosa simboleggia quindi l'attentato alla sede dei servizi segreti che è avvenuto a Mosca. E la seconda domanda, un ragionamento mio. Da quello che Pandora TV e tu, come Giulietto Chiesa, come giornalista indipendente, dici da decenni, come Antimafia 2000 sostiene da decenni, e pensatori come Chomsky e tanti altri, l'America ha esportato la democrazia. C'è questo fenomeno dell'esportazione della democrazia per giustificare la guerra al terrorismo. Però io ho fatto un ragionamento. Bush lo collego alle Torri Gemelle. Lo collego a Saddam Hussein, Obama a Bin Laden, Trump ad Abu Bakr al-Baghdadi. E il futuro presidente, dato che tu pensi che sia nuovamente Trump o la futura presidentessa statunitense, si inventerà un qualcos'altro, quindi un nuovo mostro da dover combattere per giustificare la lotta al terrorismo e quindi l'esportazione di democrazia in Medio Oriente, o si sposterà su un altro scenario, penso a Sud America, per giustificare un intervento militare in una terra in subbuglio come quella del Sud America? Dunque, molte domande. La tua domanda ne presuppone molte altre. Io, la prima cosa che dico rispondendo alla prima domanda è questa. Sintetizzo. Io non lo so chi abbia sparato, o meglio, so che è stata una persona che ha sparato, non so perché l'ha fatto, è stato ucciso subito. Ho l'impressione che sia un episodio secondario. Il vero problema è che chi muove queste pedine, e spesso ci sono quelli che muovono queste pedine, sa che in Russia c'è una crisi sociale molto forte. Il problema, questo è fondamentale secondo me. Uno dei tentativi di far fuori Putin, diversi tentativi di far fuori Putin, sono stati già attuati e si sono rivelati non funzionali perché lui si sa difendere, è bravo. E speriamo bene per lui. Secondo me lui ha salvaguardato la pace del mondo in questi anni in virtù della sua intelligenza e del fatto di avere capito qual era l'esigenza del suo popolo e del suo mondo. Però una cosa che Putin non è stato capace di fare è stata di fare una riforma sociale adeguata. La Russia non è più ricca di prima, la Russia è dominata da oligarchi stupidi che stanno dilapidando i soldi della Russia, che hanno. Mafiosi, li possiamo definire mafiosi? Ma insomma, sì, più o meno, un po' più civilizzati del momento iniziale, però il fatto che esportino in grande quantità la ricchezza della Russia, portandola nelle banche occidentali, dice tutto chi sono. Questa è Certo. gente che col suo popolo non ha nessun rapporto. Ora, una delle cose che Putin non è riuscito a fare è togliere loro il potere. E questo sta producendo un calo della sua popolarità, è evidente ed è un fatto reale. Chiunque vada a Mosca lo capisce, lo sente. Io in questi anni ho seguito e ho visto la caduta della sua popolarità, soprattutto dopo il punto alto del 2014, Sì. quando Putin ha interpretato lo spirito russo nel modo giusto. Quindi non lo so se l'episodio dell'attacco di una persona suicida alla Lubyanka sia da collocare nell'ambito dei gesti politici. Serve, come l'assassinio della Sì. Politkovskaya è servito per scaricare su A Putin Putin l'accusa un di essere omicidio, sì. l'assassino dei giornalisti, come l'assassinio di Boris Nemtsov Sì. sul ponte del Cremlino, sul ponte sulla Moscova che guarda sul Cremlino. Sono tutte operazioni dei servizi segreti destinate a screditare la figura di Putin, però il problema della crisi sociale interna c'è e quindi la possibilità di un uso di questa crisi per fare crollare il sistema politico di Putin, secondo me, è in atto. Allo stato attuale delle cose non è possibile, non credo che ci riusciranno, e tuttavia è in corso questa operazione, non c'è dubbio.
legata o no alla sparatoria contro la Lubyanka. La seconda domanda è cosa potranno fare quelli che hanno in mano alcune leve importanti della politica americana, sia a Mosca, sia a Washington che a Londra, perché la Gran Bretagna e gli Stati Uniti lavorano in coppia. Certo. I servizi segreti americani sono strettamente legati ai servizi segreti britannici, quindi certo che cercheranno di fare delle altre provocazioni. Cioè il deep state americano è in condizione di farlo. Secondo me il suo mestiere, se ne parla pochissimo, ma i servizi segreti lavorano 24 ore su 24, certo. È il loro mestiere e quindi hanno a disposizione campi sterminati dove si possono fare provocazioni. Pensate solo alla provocazione di Skripal, cioè l'assassinio tentato dell'ex spia russa in piena Londra, o almeno nei dintorni di Londra, è stato organizzato palesemente con lo stesso scopo, è uno. Una seconda provocazione le abbiamo già viste in atto, il cosiddetto bombardamento alle armi chimiche effettuato da Bashar al-Assad contro un villaggio siriano, anche quello organizzato dai servizi segreti occidentali attraverso gli elmetti bianchi. Secondo me di scenari di questo genere ne hanno una trentina, già belle pronti, cioè con i servizi segreti già impiantati, con gli uomini che stanno eseguendo, possono uccidere un capo di Stato, possono mettere una bomba da una parte, tutto. Io ritengo che adesso si muoveranno prevalentemente sul terreno del grande scontro militare. Ci saranno, possono esserci, per esempio, una grossa provocazione in Ucraina, ma organizzata non da Trump, organizzata da un pezzo dei suoi servizi segreti, certo, che si mette in moto e per esempio crea una carneficina nel Donbass, che provocherebbe l'immediata reazione dell'esercito del Donbass, probabilmente anche della Russia. La Russia ha già detto, credo che voi sappiate, che ormai a tutti gli abitanti del Donbass viene garantito, se lo chiedono, la cittadinanza russa, cioè il passaporto russo, l'ha detto Putin, guardate che se attaccate il Donbass attaccherete dei cittadini russi, che è un preavviso, non lo fate, il che vuol dire che se l'aspetta, certo. Se l'aspetta, quindi ci saranno provocazioni evidenti, quindi non c'è il minimo dubbio che una delle cose da fare sarà stare in guardia, prima cosa, non quando vedrete i titoli su non la crederci. Repubblica, la Repubblica, Putin ha ucciso, esatto, eccetera, eccetera. Non credere. La prima cosa da fare, ecco hanno cominciato. La prima reazione da fare è questa. E quindi bisogna fare un'operazione di chiarificazione su quello che avverrà man mano, perché ce ne saranno. Man mano. Se la mia valutazione è quella di, tra virgolette, non prendetemi alla lettera, dei 5 anni, cioè di una fase della vostra vita che sarà particolarmente turbolenta, è per questa ragione, certo. Quindi state in guardia, tutto lì. Prego, ragazzi. Luca, a Luca. Grazie, ciao Giulietto, ciao. E grazie mille per la lezione, sai che ti seguo da sempre e ti ringrazio anche per il lavoro di Pandora TV. Volevo chiederti dei chiarimenti riguardo a una frase pronunciata dal presidente Ronald Reagan: il tenore di vita degli americani non è negoziabile, riproposta poi da Bush. Questa frase riassume un po' tutto il discorso. Da quello che mi risulta, la Terza Guerra Mondiale è già iniziata su determinati fronti che non sono prettamente quelli militari, ma stiamo parlando di fronti tecnologici, di fronti finanziari ed economici. Leggevo che l'altro giorno, ad esempio, la Russia ha inaugurato uno spazio web sovrano, correggimi se ho interpretato male la notizia, e che la Cina si sta preparando a lanciare sul mercato la prima criptovaluta sovrana. Vorrei avere un tuo parere, una tua opinione, un excursus su questo discorso. Grazie. Dunque, sulla frase che hai citato di Ronald Reagan, certo si impernia tutta la politica americana, di prima e di adesso.
quando tu dici il tenore del popolo di vita americano non è negoziabile, tu dichiari guerra al resto del mondo. La sostanza è questa, cioè comunque vadano le cose, noi dobbiamo pensare al nostro livello di vita e quindi noi non siamo disposti a negoziarlo con nessuno, il che vuol dire che siamo pronti a fare la guerra o a comunque schiacciare tutti quelli che cercheranno di mettere in discussione il nostro tenore di vita. Quella è una dichiarazione, una vera dichiarazione di guerra ideologica, politica, preventiva. Seconda questione, seconda domanda. Esiste una chiara ormai percezione in Russia e in Cina che l'una e l'altra devono liberarsi dal dominio assoluto del controllo del web da parte americana. Putin l'ha detto chiaramente. Hanno fatto l'esperimento proprio lunedì scorso, c'è stato il primo esperimento di distacco della rete internet russa, tutta intera, dalla rete internet mondiale. Esperimento, esperimento. Cioè, hanno girato l'interruttore, proprio letteralmente, hanno girato l'interruttore, il che vuol dire che hanno un interruttore. Certo. È chiaro? Quell'esperimento, la prima cosa che dice è che nelle mani del potere russo c'è un interruttore che può disconnettere il sistema internet dal resto del mondo. Lui ha detto, noi lo facciamo per ragioni difensive, non c'è nessuna volontà di censurare. In effetti, fino ad ora, la Russia non ha fatto un millimetro in questa direzione. Cioè, c'è un record, come dire, che dà ragione a Putin. Sì. Fino ad ora, lui è al potere da 20 anni, internet in Russia è come internet in Italia. Sì, sì. Praticamente non c'è nessuna differenza. Ciascuno può vedere Google, può guardare Facebook, può utilizzare Facebook addirittura con le pagine. Quindi la Russia fino ad ora ha accettato il dominio pressoché totale del web. Questa volta Putin dice, occhio perché noi sappiamo, lo dice al resto del mondo, non l'ha detto, l'ha detto nella grande conferenza, sì, che ha fatto recentemente, ha detto, noi sappiamo che il controllo è tutto straniero, quindi vogliamo sapere che succede nel caso che qualcheduno, per esempio voi, ci disconnetteste dalla rete. Noi vogliamo sapere che succederebbe a noi in caso voi girate quell'interruttore. Chiaro? Il significato. Quindi due messaggi. Primo, ci aspettiamo che voi, nell'ambito della guerra ibrida che state conducendo contro di noi, potete possiate staccarci, usare a un certo punto il vostro switch e ci staccate. Che succede? E hanno fatto l'esperimento per vedere se regge, perché anche loro hanno il problema di comunicare al loro interno e quindi il sistema bancario, il sistema informativo in generale, il sistema della sicurezza, eccetera, eccetera, potrebbe andare in tilt completamente. È uno dei modi con cui si può mettere fuori combattimento un nemico. Certo. Perché non c'è solo quello switch. Chi di voi ha visto il film Snowden? Sì. Vedo che molti l'hanno visto, bravi, perché molti scoprono che non l'hanno visto per niente. Bene, sono contento che l'abbiate visto. A un certo punto Snowden racconta che in un certo momento c'è stato un errore nel suo team, lui era evidentemente National Security Agency, era in un punto cruciale, infatti era uno dei principali operatori, uno di questi ha commesso un errore e ha spento la Siria. L'intero stato siriano è stato spento per qualche secondo, qualche minuto in realtà. Quindi capite cosa possono fare? Loro possono switchare chiunque, possono spegnere l'Italia. Sembra strano, ma loro possono spegnere l'Italia. Tant'è vero che Putin ha spento la Russia, o meglio, l'ha scollegata dal sistema. Lui ha detto, noi dobbiamo anche essere certi di poterci difendere nei confronti di un attacco cyber war. Certo. Perché ci sono 101 modi per mettere fuori combattimento un nemico. Ecco una delle cose che normalmente non si tiene conto. La guerra del futuro non sarà solo atomica. Uno dei modi per impedire che la guerra sia atomica, per esempio, è quello di impedire al nemico di difendersi, ma non gettandogli una bomba, semplicemente spegnendolo. Spegnendolo. Se spegnessero la luce qui noi saremmo out, se spengono la luce per una settimana noi ci massacreremo per avere un litro d'acqua. Certo. Quindi
La guerra ibrida in corso è una cosa seria, non è uno scherzo. Le sanzioni, la guerra economica, le armi, le operazioni finanziarie al coperto, eccetera, eccetera, sono niente al confronto di quello che accadrà fra poco, perché il passaggio all'internet delle cose renderà estremamente difficile ogni forma di difesa. Pensate soltanto, faccio un esempio perché capiate, una delle operazioni di questa guerra segreta tecnologica è stata attuata qualche anno fa con l'internet device, cioè l'internet attuale, facendo saltare per aria gran parte delle centrali e delle macchine di arricchimento dell'uranio che avevano gli iraniani. Perché? Perché questi sono riusciti a far arrivare, cioè gli americani, sono riusciti a far arrivare nei loro computer che governavano queste macchine una serie di virus che li hanno messi fuori combattimento, senza colpo ferire, c'è bisogno di una bomba. Tu gli fermi tutta una serie di macchine perché sei riuscito a inserire i tuoi virus dentro quelle macchine. Quindi la nuova guerra sarà questa, contemporaneamente a tutte le altre. Certo. Atomica, biologica, tecnologica, finanziaria, militare. Non c'è ancora un sistema internet della Russia né un vero sistema internet della Cina. La Cina è la più avanti di tutti. La Cina ha già fatto molti passi e ha già delimitato fortemente, però in Cina chiunque con qualche sistema riesce ad andare su Google. Mi è stato raccontato, io non l'ho provato. E quindi vuol dire che non funziona molto. Però sono certo che i cinesi hanno fatto lo stesso ragionamento che sta facendo Putin, lo stesso identico ragionamento, così come lo sta facendo l'Iran. Quindi noi andiamo in una trasformazione del web, lo spazio web nel quale siamo andrà incontro a grandi modificazioni in questi 5 anni. Sempre 5. Perché l'introduzione del 5G renderà tutto molto più difficile. Certo. Perché se tu trasformi ogni oggetto in un possibile trasmettitore e ricettore, allora tu puoi usare un frigorifero per trasmettere delle informazioni, capito? E quindi diventa tutto molto più difficile. E ogni arma che verrà creata sarà sottoposta a forme di controllo da parte del nemico. Per esempio, torno al discorso del MUOS. Il MUOS adesso funziona perché c'ha 4 grandi stazioni mondiali collegate e funziona a un certo livello di segretezza. Ma se io riesco a trovare qual è il livello di segretezza, te lo fermo. Certo. Te lo fermo. E siccome loro lo sanno, avranno già creato 1, 2, 3 barriere. Ma poi dopo, quali sono le barriere che il nemico può superare o non può superare? Per quello che io dico che noi entriamo in una fase tecnologica estremamente sviluppata, senza avere nessun sistema di difesa, oggi come oggi, nessuno dei due ha strumenti per parare l'avversario. Quindi questo squilibra tutti gli equilibri di potere e quindi induce tentazioni molto grandi. Questo volevo dire. Bene, Karim? Sì, grazie mille intanto per l'intervento, è stato super interessante. Io volevo approfondire una cosa. Ricordo qualche settimana fa, siccome io la seguo soprattutto con il nuovo format Contro TV, con Mazzucco che è molto interessante e molto giovanile, e durante una puntata alla fine si arriva alla conclusione, parlando della NATO, che è quasi meglio che le prossime elezioni venga riconfermato Trump, che sarebbe tra virgolette il meno peggio, ed è quello che anche adesso ha confermato. Insomma, Trump si è rivelato una figura egocentrica, come tutti i leader americani, un po' pazzoide, che sta andando contro certi sistemi di potere americani, contro il deep state, a favore della Russia, ha aperto dialogo con la Russia, sta cercando di ritirare i soldati dalla Siria e dall'Iraq e dall'Afghanistan, anche se poi abbiamo visto che in realtà sono stati soltanto trasportati. Sta cercando, ma non ci riesce. E quindi io considero, volevo sapere se condividi questa cosa, Donald Trump come un cane pazzo dei poteri forti, dei padroni universali. Pazzo perché è un pazzoide, secondo me, è un cane, perché cane resta, perché obbedisce a 2, secondo me, guinzagli. Un guinzaglio è quello sionista, che Trump risponde al potere sionista che
prevaricatore all'interno degli Stati Uniti, e il secondo guinzaglio è quello del neocon, neoconservatore, sbarra della Chiesa evangelista. Volevo sapere se condividi questa posizione e cosa ne pensi a riguardo. Condivido, quasi totalmente. Sul fatto che sia un cane pazzo mi pare evidente. Le sue posizioni sono più contraddittorie che si possa immaginare, soltanto che l'unica cosa che posso aggiungere è che lui si sta difendendo con le unghie e con i denti da attacchi che vengono da tutte le parti. Certo. Cioè buona parte del suo staff, parlo soltanto dell'ultimo, John Bolton, sì, che era un pazzo criminale. Uno sì, infatti volevo aggiungere che ha proprio silurato metà della sua amministrazione, capi del governo, del Pentagono, quindi c'è una persona... Esatto, lui è arrivato al potere senza una squadra, e di fatto ha dovuto prendere nella sua squadra una parte di quelli che l'hanno sostenuto, è di fatto così, certo, andata. Quindi lui è stato costretto a cacciarle via uno dietro l'altro perché aveva preso i peggiori di quelli che stavano intorno, cioè lui è circondato, parliamoci chiaro, è circondato. Io tra l'altro mi domando come fa ancora a essere vivo, perché sì, questo sì, è un grande problema, cioè... Cioè, voglio capire come funziona la sicurezza di Putin, posso immaginarmelo. Come funziona la sicurezza di Trump, francamente non lo so, perché lui ha contro metà della CIA, sì, se non di più. Ha contro metà dell'FBI, se non di più. Ha contro un pezzo dell'amministrazione, se non di più. Quindi, a chi si affida? Chi è che gli ha garantito la sicurezza fino ad ora? È un problema che non so risolvere. Però quello che dici è sicuramente vero. Lui ha due guinzagli. Il guinzaglio sionista sarà una delle ultime volte che potremo usare questa parola, perché d'ora in poi, fra un po' ci incriminano, non so, ci arrestano, solo fatto di sì, usare. Sì, certo. Ci arresteranno quando cominciamo a dire ah sei antisemita, cioè, fanno finta di... sì, lo so, è per quello che te lo dico, perché fra un po' non ci sarà consentito più usare questo termine. Il vocabolario lo cambiano loro, comunque lo usiamo per adesso. Il sionismo lo tiene a guinzaglio, il suo genero è uno dei principali organizzatori di questa cosa, ma non è solo lui, è che dietro l'elezione di Donald Trump c'è stato il pesante intervento dei gruppi sionisti nel finanziamento della sua campagna elettorale. Certo, delle banche. L'AIPAC, l'associazione che praticamente ha in mano più della metà dei deputati della Camera dei rappresentanti e più della metà dei senatori repubblicani e democratici. Questa è una possente organizzazione di lobby che è in grado di ricattare chiunque, altro che. Quindi lui, per esempio, sulla politica dell'Iran sta oscillando, cioè gli concede delle cose, poi gliele Gerusalemme, certo, oppure le alture del Golan, gliele dà. Però poi gli dice no, la guerra contro l'Iran ve la faccio fare. Fino a che punto lui riuscirà a tenere in piedi questa situazione? Francamente non lo so, perché ho l'impressione che la forza, a proposito delle provocazioni che dicevo prima, una di queste può essere che scoppia un incidente del Golfo Persico. Questi incidenti che sono già accaduti, da dove pensate che vengano? Il bombardamento alla raffineria dell'Arabia Saudita, chi è che pensate che l'abbia fatto? Oppure l'attacco contro le petroliere, strani attacchi che incendiano una petroliera ma non la affondano. Cosa sono? Sono tutte operazioni dei servizi segreti che vengono fatte contro di lui, così come quando c'è stato la famosa attacchi chimici che lui ordina, sì, di sparare 52 Tomahawks contro un aeroporto militare fasullo, sì, vuoto, era vuoto, cioè lui ha preso la decisione adesso li bombardo e poi dopo in realtà ha bombardato niente, cioè lui sta facendo quello che può per difendersi in una situazione del genere. È molto difficile la sua situazione, molto difficile. Per cui io penso che sia un punto interrogativo, ma quello che tu dici è quello. Da un lato i neocon che infestano la sua amministrazione, dall'altro lato i gruppi sionisti che infestano la sua politica e lo costringono a venire a patti. L'importanza di Israele è 100 volte superiore a quello che normalmente la nostra politica o i nostri commentatori rivelano. I nostri commentatori su questo punto sono sempre zitti, dimostrando con questo qual è la potenza del sionismo in Italia, non negli Stati Uniti. Assolutamente. Quindi è chiaro, però punto interrogativo. Quello che dici condivido, è giusto.
una domanda, voglio che la, sì, anche dal, siccome lui è uno studente argentino, sì, sicuramente grazie. Ti vuole fare una domanda sul Sud America, se mi sbaglio. Grazie. La mia domanda era su Sud America, parlando un po' di tutta questa situazione. Che ruolo ha Russia nei conflitti sudamericani in questo momento? Se ce l'ha. Ecco, appunto, temo per la verità che non ne abbia molto. Non c'è stata una politica in tutti questi anni. Non c'è stata una grande politica russa. Per la verità non c'è stata neanche in Ucraina. Io no. Ne ho anche scritto. Cioè tutto quello che è avvenuto nel 14 in Ucraina, nel 2014, è il frutto di 20 anni di totale distrazione. Durante i 10 anni di Yeltsin la Russia era colonizzata, ha lasciato fare, non se ne è occupata. Gli americani hanno investito, hanno comprato tutte le televisioni, hanno comprato centinaia di docenti universitari, li hanno fatti andare negli Stati Uniti, hanno formato un intero gruppo dirigente antirusso. La Russia non c'era, dormiva perché era colonizzata l'America, molto semplice. Ora Putin si è svegliato in ritardo, per me, anche lui si è svegliato in ritardo perché dal 2000, anno in cui è stato nominato presidente, al 2014 sono passati 14 anni e qualcosa poteva fare. Ma siccome la Russia con il crollo dell'Unione Sovietica si è ritirata da tutta l'America Latina, in realtà, se devo dire la mia opinione, è che si è ritirata anche l'America. In quel decennio, quindicennio, che cosa è accaduto? È accaduto che l'America si è tranquillizzata. È finito il nemico. Rimaneva chi? C'è stato un cambio in Sudamerica. Rimaneva Cuba. Sì. Ma Cuba la possiamo delimitare e chi sì. Se ne frega. L'attenzione durante i due quinquenni di George Bush verso l'America si è affievolita, così come verso la Russia. Io nel mio libro Putinfobia ho raccontato un episodio che mi ha colpito, che riguarda l'America, ma è singolare, riguarda l'America e la Russia. Cioè esisteva, quando io andai negli Stati Uniti a fare un anno come fellow del Wilson Center, e ho fatto un libro, scritto un libro stando a Washington, mi ricordo che quando arrivai a Washington c'era sul mio tavolo, mi diedero un ufficio, molto bello, sul Mall, e arrivai lì c'era una pila così di pubblicazioni che io non sapevo che esistessero, poi le guardo e era una pubblicazione del Dipartimento di Stato americano, interna, fatta per loro, ma siccome io ero uno studioso me l'hanno data anche a me. E io guardo questa pila, leggo e vedo che per i funzionari del Dipartimento di Stato di tutti i livelli questa pubblicazione dava dei materiali di primissimo ordine, per esempio della Russia traducevano tutti gli articoli importanti di tutti i giornali della Unione Sovietica, Kirghizia, Uzbekistan, Georgia, eccetera, eccetera. Quindi traducevano, doveva esserci un esercito di traduttori, perché da tutte le lingue, e quindi un funzionario americano intelligente poteva leggere tutto quello che succedeva, incluso l'America Latina. Tutti i giornali più importanti venivano tradotti, in questo caso dallo spagnolo, dal portoghese, in inglese. Tra l'altro c'erano anche i miei articoli tradotti, me lo ricordo, perché io scoprì che io venivo tradotto come se fossi una fonte russa. Mi consideravano una fonte russa, ma questa è una storia tutta particolare, che la facciamo un'altra volta. La cosa interessante è che dopo il 1991 quella rivista è stata chiusa. Cioè hanno chiuso un intero dipartimento che traduceva. Non gli interessava più, che se ne frega, abbiamo vinto, abbiamo conquistato il mondo, capito? Riguardava anche l'America Latina, cioè loro si sono dimenticati l'America Latina, chi se ne frega, cioè la pigliamo quando vogliamo. E quindi per 10 anni l'attenzione del Dipartimento di Stato su tutto l'immenso continente latinoamericano si è affievolita. Lasciavano fare le imprese private.
quello che è successo è che in America è esplosa una rivoluzione socialista, in Bolivia, in Argentina, cioè socialista tra virgolette, in Argentina erano i peronisti, sì, ma comunque è venuto fuori un pezzo delle aspirazioni. Cosa che invece oggi si è ribaltata. Esattamente quello che sta accadendo. Negli ultimi anni, 2 o 3 anni, è ritornato in immediata voga. Secondo me su questo Donald Trump ha avuto il suo peso, perché lui è un imprenditore, gli frega niente, lui ha rapporto con quelli che fanno i soldi. L'America Latina è un grande bacino di sfruttamento, perché non utilizzarla? E quindi, siccome c'era stato l'episodio venezuelano, l'episodio boliviano, l'episodio argentino, in parte l'episodio cileno, loro avevano perso l'attenzione, hanno perso il controllo. Adesso noi stiamo assistendo a, cioè proprio la politica fascista, le redini e riprendono in mano il continente. Che effetto ha la Russia? Quasi nessuno. Perché la Russia non aveva i quadri, le sue ambasciate non hanno lavorato per fronteggiare questa cosa. I suoi servizi segreti non erano lì che erano impegnati dove lo erano, sul fronte europeo. Quindi purtroppo la Russia ha... Crollando l'Unione Sovietica, la Russia ha perduto il polso della situazione in molte aree del mondo. Non in tutte, ma in molte aree sì. Per cui costruire una rete di controllo o di controazione nei confronti dei servizi degli altri paesi diventa difficile adesso. Non credo che la Russia abbia influito sulla situazione, per esempio, brasiliana. Non c'è stata capace. Ha influito con un po' di ritardo sulla situazione venezuelana. Perché? Che però gli è sfuggita anche di mano, gli sta sfuggendo anche di mano. No, non granché, perché il problema è vero, era di dare una risposta al mercato della vendita del petrolio venezuelano e la Russia non è stata capace di trovare una risposta per questo, purtroppo è un fatto. Quindi c'è un problema di ritardo grave. La Russia non ha ancora riconquistato il suo ruolo di potenza mondiale. Ce l'ha in alcuni punti, in altri punti non ce l'ha. E questo è il quadro. Jacopo. Ciao Giulietto. Io volevo chiederti una cosa riguardo a quelli che sono i padroni universali. Oggi abbiamo presentato un po' tutti i vari scenari mondiali, più caotici, diciamo. E appunto, se vengono visti in una chiave di lettura senza prendere in considerazione quelli che sono i padroni universali, si rischia di pensare che siano tutte derivanti da fonti diverse, quando invece sappiamo che il controllo derivi da un'unica fonte, che appunto sono questi padroni universali. Volevo chiederti intanto se secondo te questi padroni universali sono, prendendo in considerazione quelle che sono le indagini di Carlo Palermo, che appunto poi ha trascritto nel libro La Bestia, sono quella classe massonica che... Appunto lui, secondo le sue indagini, arriva alle conclusioni che poi siano coloro che prendono le decisioni in modo occulto, esattamente come viene descritto per i padroni universali. E se la situazione attuale, che appunto sembra sfociare inevitabilmente in una terza guerra mondiale, sia un tentativo disperato di questi padroni universali di riacquisire il controllo di quella che è la nazione russa, che si è ribellata ad un unico potere, appunto un unico controllo. Quindi se anche la crisi americana e le varie crisi nelle varie nazioni di tutto il mondo siano appunto pilotate da questi padroni universali per riacquisire un controllo unico e poter governare interamente il mondo senza ostacoli, come quello che è diventato la Russia oggi. Bene, questa domanda è un po' complicata, ma vediamo di tirare le fila. Diciamo, riguarda il nuovo ordine mondiale, se sintetizzo, New World Order. Esiste il nuovo ordine mondiale? Io ho sempre avuto una forte resistenza psicologica ad accettare questo concetto, perché in realtà non lo vedo.
Io vedo un grande disordine occidentale, in primo luogo. Cioè, tutto quello di cui abbiamo parlato questa sera dice che la crisi vera è in Occidente. E quindi, se la crisi è in Occidente, come si fa a parlare di un nuovo ordine mondiale dettato dall'Occidente? Prima cosa. Seconda cosa, molti di quelli che parlano di un nuovo ordine mondiale pensano all'America, ma io ho spiegato che questo ordine mondiale non c'è perché l'America è divisa. Quindi io non credo che esista. Credo che siano esistiti numerosi tentativi di creare un nuovo ordine mondiale e che ci siano dei gruppi che questo ordine mondiale lo vogliono, e ho descritto come stanno lavorando. Sono gruppi intelligenti, molto decisi, dotati di una sterminata quantità di denaro. Questo è il punto che dobbiamo sapere. Siccome lo inventano il denaro, questa gente può spendere qualunque somma. Noi siamo in una situazione che quando uno può decidere di tirare fuori 10 miliardi di dollari, lo fa in due minuti. E non c'è bisogno di inventare delle cose. L'ISIS, cioè l'esercito di Daesh, che voleva fare il califfato, ma qualcuno ha fatto i calcoli di quanto può essere costata un'operazione del genere? Secondo le fonti occidentali erano circa 70.000 uomini, 70.000 mercenari vuol dire, pagati minimo $500 al mese, moltiplicate 70.000 per 500 e calcolate che questo ha funzionato per 5-6 anni. Voi capite solo quello, poi ci metti le spese militari, le Toyota che abbiamo visto. Le armi stesse. Le armi, le mitragliatrici, i sistemi di sicurezza, i telefonini, i viaggi aerei per spostarli, trasportarli qua e là. Un'enorme spesa. Questa roba qua è costata a occhio e croce, 6 o 7 miliardi di dollari. Chi è che ha tirato fuori 6 o 7 miliardi di dollari? E non nello spazio di 10 piani quinquennali, ma nello spazio di 2 o 3 anni. Quindi vuol dire che questi sono potentissimi, hanno, ripeto, a disposizione soldi, quanti, nel caso specifico l'Arabia Saudita. All'Arabia Saudita gli hanno detto, tu tiri fuori questi soldi, e poi c'è la CIA che ha il suo bilancio, che nessuno controlla, poi c'è l'EBI5, l'EBI6 che hanno i loro bilanci, che nessuno controlla. Quindi esiste l'idea di fare un nuovo ordine mondiale. Purtroppo temo che quella cosa che abbiamo discusso nella fase finale del ragionamento, cioè il 5G e tutti gli sviluppi tecnologici in corso, danno a questa gente un potere sterminato, che è finanziario e mentale. Perché il controllo di Google, di Facebook, ormai riguarda 2,5 miliardi di persone. Solo Facebook serve 2,5 miliardi di persone della popolazione mondiale. Il che vuol dire due cose. Primo, che questi 2,5 miliardi di cui io faccio parte, cittadino onorario, lavorano per Facebook quotidianamente. 2,5 miliardi di persone forniscono a Facebook, Google, eccetera, una quantità enorme di informazioni sulla nostra vita, sui nostri sentimenti. I cosiddetti metadata sono il loro patrimonio, che vale, come sappiamo, miliardi. Google Analytics, questa roba qua, vale miliardi, si vendono milioni di indirizzi, che sono milioni di informazioni, milioni di ritratti umani. Quindi questa è una ricchezza oggi, è la ricchezza della conoscenza, della psicologia. Quindi se io voglio costruire un nuovo ordine mondiale, la prima cosa che devo pensare è costruire i cervelli di milioni di persone. Questo sta avvenendo. Quindi il problema è, qual è il contrappeso che abbiamo? Allo stato attuale delle cose non c'è il contrappeso. Quindi questo è un punto che è in movimento. Non è una fotografia, è un film. Stiamo guardando un film dove i rapporti di forza cambiano praticamente di giorno in giorno, a seconda di quanto riesce a spingere in una direzione o in un'altra. La questione dei
centri massonici. Adesso, tra l'altro, vi voglio dire che Pandora TV in questi giorni sta mandando in onda una triade di trasmissioni che si chiama Il complotto della prima guerra mondiale. Complotto. Il titolo era questo e io l'ho lasciato perché sapevo che avrebbe creato la questione. Ah sì, dice, qualcuno mi ha scritto, ah, è il solito discorso dei complotti. Complotti. E io ho spiegato, e lo spiego anche a voi, che c'è una differenza, perché uno mi ha scritto questa cosa, tutti i complotti, l'altro risponde dicendo, va bene, non usiamo la parola complotto, usiamo la parola progetto politico. No, il progetto politico non è un complotto, è pieno di progetti politici, basta che siano resi noti. Qual è che distingue un progetto politico o economico da un complotto? Il fatto che un complotto è segreto. Chi lo concepisce lo deve tenere nascosto perché non è nell'interesse di coloro che ne subiranno le conseguenze, cioè di milioni di persone. Un complotto è l'11 settembre. Questa è la differenza. E quindi, perché il titolo è giusto? Perché la descrizione che noi pubblichiamo, che non è nostra, ma è stata fatta da un ottimo intellettuale americano, mio amico, si chiama Corbett, che è uno storico, è un interessante giornalista, è la descrizione di come la prima guerra mondiale è stata fatta proprio come un complotto del tipo di quello che descrivevi tu, cioè a dire c'era un gruppo di banchieri capitanato dai Rothschild, il quale ha lavorato sistematicamente per anni prima dell'inizio della seconda guerra mondiale per mettere Inghilterra, ovviamente, Francia e Stati Uniti insieme alla Russia contro la Germania. Questo è stato il frutto di un lavoro lungo che è durato anni, in cui sono stati impiegati, come dimostriamo in questa serie di tre trasmissioni, che sono durati anni per cercare di infiltrare gli agenti di questo progetto che doveva isolare la Germania, creando un'alleanza internazionale. E come si fanno queste cose? Si fanno comprando o, come dire, ingaggiando grosse personalità dell'università, della finanza, della diplomazia internazionale. E uno dei personaggi che cascarono in questa trappola fu proprio Wilson, il presidente americano dell'epoca. Gli misero a fianco uno degli uomini di Rothschild, che alla fine, ci sono i documenti che lo dimostrano, diventò un agente britannico negli Stati Uniti e che indirizzò la politica degli Stati Uniti. Ecco come si fa un complotto. Quindi il potere di influenza nella storia di questo secolo appena finito, il secolo XX, è stato cruciale per determinare come si fa una guerra. E la guerra fu fatta e fu vinta per maggior sicurezza. È avvenuta come complotto. Quindi tutti quelli che dicono i complotti non esistono, i complotti esistono tutti i giorni. Tutti quelli che hanno potere, denaro, forza di influenza, la utilizzano al riparo dalla conoscenza degli uomini. Per cui l'essenziale caratteristica di questi gruppi che vogliono istituire il loro controllo mondiale è dovuta al fatto che la prima cosa che hanno pensato è avere il controllo delle informazioni. E quindi tu puoi creare, per esempio, faccio un esempio concreto, nel primo documentario si vede molto chiaramente, l'affondamento del Lusitania, che fu il momento in cui convinse Woodrow Wilson dell'idea di che doveva entrare in guerra contro la Germania, ma l'affondamento Lusitania è stato interamente costruito segretamente. Veniva discusso, ci sono i documenti che dimostrano che i dirigenti britannici, francesi, erano a conoscenza del fatto che questo transatlantico, che tra l'altro era pieno di persone di nazionalità americana, sarebbe stato affondato. Così si fanno queste cose. Ora, adesso, rispetto ad allora, che era molto elementare, si trattava di mettere in funzione uomini influenti e di farli lavorare in funzione di un piano. Adesso noi abbiamo la possibilità del controllo di milioni di persone, di farli votare come decidono loro, per esempio. Ora, noi sotto questo profilo, per esempio, però, rispondo alla tua domanda,
poi rispondo brevemente alla questione dei massoni e della massoneria, così come la vedo io. La domanda è questa: ci stanno riuscendo? A occhio e croce no, perché sono accaduti alcuni episodi negli ultimi anni, proprio sotto i vostri occhi, che dimostrano che il controllo sulla popolazione in generale non è così semplice. Per esempio, le elezioni di Donald Trump ha dimostrato che non hanno controllato. Avevano tutti i giornali americani, tutti i più importanti canali televisivi, eccetto uno, la Fox TV, avevano tutti i giornali europei dalla loro parte, tutti i giornali italiani, tutte le televisioni italiane, con tutti gli effetti di retombé, diciamo così, di ricaduta sul pubblico americano. Avevano praticamente tutto il sistema informativo contro Trump. E Trump ha vinto. Ha vinto. Interessante. Gli è scappato il controllo. Non hanno capito cosa stava accadendo. Ma se vogliamo, prendiamo il Brexit. Tutta la stampa britannica, in gran parte, tutte le televisioni principali erano contro il Brexit. Vanno a votare gli inglesi e votano per il Brexit. Che è successo? Noi nel nostro piccolo il referendum che Renzi aveva stravinto. Noi abbiamo avuto il referendum sulla Costituzione identico, tutti a favore di Renzi e per il referendum, ma l'ultima elezione, le precedenti, sì, quelli che adesso di cui sopportiamo ancora le conseguenze, esatto, noi abbiamo avuto tutta la stampa che stava col PD e con quelli che erano al governo, e invece vince la Lega, Salvini, meno, sì, e il Movimento 5 Stelle esplode. Sì. Come mai? Vuol dire che loro non hanno messo a punto un sistema di controllo, non funziona, non funziona ancora, però potrebbe funzionare domani, certo, perché sono in grado di mettere in moto milioni di persone. Io uso sempre questo termine, gli americani in questo sono stati antesignani, hanno trovato, studiando le scienze moderne della psicologia di massa, hanno trovato i pulsanti giusti per convincere la gente, per emozionarla. Anche qui bisognerebbe fare una parentesi generale. L'informazione, questo è un punto chiave, l'informazione è una piccola, piccolissima parte del problema. L'informazione è sì e no il 5% di ciò che noi vediamo tutti i giorni. Accendete la televisione stasera, chi di voi lo fa, condoglianze vivissime, ma provateci per esperimento, fate un po' di zapping tra un canale e l'altro, scoprirete che 4 volte su 5, mentre fate lo zapping, capitate su una pubblicità. Passi da un canale all'altro e finisci sulla pubblicità. Poi durante, se vedi un film, sulla quarta, per esempio la quarta rete, c'è da diventare matti, perché 2/3 è pubblicità. Perché faccio questa osservazione? Perché in realtà l'informazione in questo sistema della comunicazione conta quasi niente. Quel poco che ti viene dato non è vero, tanto per cominciare, ma non è così interessante, perché non coinvolge i sentimenti. Quando voi vedete una pubblicità, adesso pigliamone una qualunque, semplice, non so, dove si vede una famiglia che cena in preparazione del Natale, voi vedete una messa in scena che è interamente falsa, non esistono cucine così dal mondo, neanche lì, cioè non esistono questi ambienti che noi vediamo tutti i giorni, ma li vediamo a 40 milioni per volta, vorrei che fosse chiaro. Certo. Noi 40 milioni di volte tutti insieme guardiamo questi ambienti, come sono vestiti, come sorridono le ragazze, come si spogliano o non si spogliano, che scarpe portano, tutto questo è interamente ideologia che agisce a livello di massa in modo molto più importante che una notizia data dal mezzo busto sul telegiornale, alla quale non frega niente a nessuno, tutti lo guardano con distrazione, ma questo lo vedono obbligatoriamente. Quindi noi dobbiamo capire che il potere di influenza psicologica è molto più complesso che la notizia falsa. La notizia falsa vale 5, la comunicazione ingannevole, tutta, perché riguarda anche i talk show, riguarda anche le trasmissioni di cultura,
pigliate un canale come Discovery Channel, ti pensi che ti stanno raccontando come funziona il mondo o come vivono gli animali? Non è vero niente, è in piena ideologia. Trasmettono idee in ogni immagine e lo fanno perché sono convinti. Trasferiscono, per esempio, questo che mi colpisce, nel comportamento degli animali il comportamento degli uomini, che non è vero. Nessun animale ha un comportamento simile all'uomo, ma loro ti descrivono la natura in Africa assegnando agli animali un sentimento umano. Te li descrivono così, come se fosse vero. È interamente falso. Cioè, in poche parole, il 99% di ciò che noi vediamo e assorbiamo, quando dico noi dico tutti, dico milioni di persone, dico la casalinga di Voghera, dico la signora che sta in un basso napoletano e che ha la televisione accesa 24 ore su 24, salvo quando dorme. Tutta questa gente vede questo messaggio che, certo, è interamente falso. Quindi noi viviamo in un mondo totalmente fittizio, il cui controllo dei bottoni è nelle loro mani. E i bottoni quali sono? Ma c'è Freud e tutta la psicologia, l'analisi psicologica degli anni successivi ci ha dimostrato, per esempio, che se voi siete in grado di associare a un qualunque pensiero un'immagine che riguardi due questioni fondamentali, quella del sesso e quella della paura, e poi ci aggiungi quella del cibo, che sono tre funzioni essenziali per la vita dell'uomo. Questo trucco viene usato sistematicamente sempre, in tutti i messaggi. Allora, se tu associ un'immagine di una bella donna a un telefonino, tu hai ottenuto il risultato. Non importa se il telefonino sta in primo piano o in un angolo dell'immagine. Io mi ricordo, lo racconto spesso, una volta sono sceso a Milano alla stazione centrale e c'era il palazzo della regione che era interamente coperto da una immagine alta 30 piani di una bellissima donna seminuda. E uno qua dice, vabbè, che cosa sta pubblicizzando? Cioè, per trovare che cosa volevano pubblicizzare bisognava guardare vicino al suo piede c'era un telefonino Samsung, me lo ricordo ancora come se fosse adesso. Cioè, 30-40 metri di pubblicità con un telefonino vicino al piede. 20 centimetri. Hai capito come funziona? Ma è la prova, come dire, clamorosa dell'uso del sesso come meccanismo indotto. Cioè, i tuoi occhi guardano il sesso, ma memorizzano tutta l'immagine, anche il piede. E ti rimane impresso accanto al sesso personalizzato il telefonino. Tu questo non lo controlli, perché tu controlli intellettualmente solo la parte centrale dell'immagine che tu vedi, è quella che tieni nella tua memoria, così come quando guardi uno schermo, tu guardi il centro dello schermo. Ma nello schermo non c'è solo il centro, c'è tutto quello che sta intorno e il tuo cervello registra tutto quello che c'è intorno, mica solo il centro, solo che il centro tu lo scegli perché la tua attenzione sta sul centro, ma il resto non è la tua attenzione che lo memorizza, è il riflesso condizionato che tu incameri e che mantieni nella tua memoria per tutta la tua vita. Non so se è chiaro. Quindi, per esempio, associare la paura a una qualunque immagine distrugge quell'immagine, perché tu raccoglierai quell'immagine, ma anche la paura che hai provato o hai condiviso. E mangiare è fondamentale. Il mangiare, se non mangi non vivi, o se non bevi non vivi. Quindi tutto ciò che è legato al piacere di assorbire il cibo o di bere diventa crucialmente importante perché un'idea venga fissata nella tua memoria. In questo caso specifico avviene perché tu compri. Cioè questo serve a che tu compri. Ma voi pensate che tutto questo sia centrale? No. Per quelli che controllano il nostro sguardo visuale, la nostra capacità percettiva, è molto importante invece che cosa pensiamo. Che cosa pensiamo, non che cosa compriamo. E quindi loro vogliono associare quello che noi pensiamo
a quello che loro decidono che sia buono o cattivo. Mentre sto facendo questo discorso, mi viene in mente che adesso lo usiamo, lo voglio usare come una lezione di giornalismo. Perché questa è una lezione di giornalismo. Pensate che la gran parte dei giornalisti di questo non sanno nulla. E quindi cascano, i primi che ci cascano sono proprio loro. Sono loro. Quindi diventano strumenti della comunicazione ingannevole. Questo è un modo per modificare... Sì. È molto importante che ci siano in molti a saperlo, perché questa è una forma di difesa. Una esatto. volta che hai capito, volta che hai capito il meccanismo, tu diventi, come dice, sei alfabetizzato. In poche parole, noi abbiamo una cultura che è ancora tutta legata al vecchio sistema, tutti certo, noi, anche certo, voi. Certo. Cioè noi continuiamo a pensare che siano le parole che determinano, non è più vero, no, è l'immagine che determina. L'immagine. Giustamente c'è un libro che suggerisco a tutti, se riuscirete a trovarlo, perché ormai non si trova più, che si chiama Homo Videns, che vuol dire uomo, l'uomo che vede. E Giovanni Sartori, ormai morto, raccontava questo passaggio dall'uomo che legge all'uomo che vede è una mutazione antropologica. I nostri giovani, certo, i più giovani, giovanissimi, che vivono permanentemente con il telefonino in mano, sono modificati esatto, geneticamente. Esatto. Non sono più capaci di misurare le parole, sono solo capaci di guardare immagini. E sono analfabeti, perché non sono in grado di analizzare l'immagine. Quindi sono i più vulnerabili, in assoluto. Quindi il problema della alfabetizzazione all'immagine è fondamentale. Se volessi essere efficace, questa sera avrei dovuto portare dietro di me le fotografie. Multimedialità, immagini. Possiamo anche farlo, perché sì, di queste cose che vi ho detto possiamo prendere 5-6 esempi per illustrare il modo come si può alfabetizzare. Certo. Per esempio, faccio l'ultimo esempio e poi lo lascio cadere, che ha a che fare con tutto il discorso dell'ordine mondiale, eh? Questo non è mica uno scherzo intellettuale. Il problema cruciale è che noi abbiamo per esempio una scuola che ti insegna a fare le aste e poi a scrivere A, B, C, D e non ti insegna niente sull'alfabetizzazione delle immagini, non sappiamo nulla. Usciamo dalla scuola, dalla prima elementare o dall'asilo fino all'università senza sapere leggere un'immagine. Noi non siamo capaci di leggere le immagini e per questa ragione siamo estremamente vulnerabili. Io volevo fare una domanda su una questione un pochino più specifica, che è la Via della Seta, questa autostrada che collegherà la Cina, i paesi medio orientali, la Russia e l'Europa, che quindi creerà diciamo anche un contatto più diretto del continente europeo con quello asiatico. Ecco, volevo chiedere, il centro della domanda è appunto quale sarà, comunque porterà un rimodellamento dell'architettura comunque geopolitica, comunque dell'assetto geopolitico. Ecco, quale sarà questa modifica di questo assetto geopolitico e gli Stati Uniti permetteranno comunque che venga costruita questa autostrada senza porre condizioni a loro favore, senza che ci sia un accordo? Il problema fondamentale è che gli Stati Uniti stanno già provando a impedire che si faccia. Per esempio sul 5G. Sì. Guardate, la cosa riguarda l'Italia direttamente. Nel momento in cui i 5 Stelle, a un certo punto, Di Maio, ha mostrato un certo interesse per la Cina, sì, immediatamente è arrivata la controffensiva, subito. Gli americani l'hanno preso per la collottola, gli hanno detto, sei impazzito? Il primo a prendere per la collottola è stato Salvini, per la verità, certo, che non è neanche andato a ricevimento in cui è stato ricevuto Xi Jinping. Gli americani faranno di tutto per impedirlo. Il problema principale è che non ci riescono, perché la Cina oramai non la possono fermare più. Questo è uno dei grandi problemi che hanno di fronte. Cioè loro fino a un certo punto, come ho detto prima, pensavano che la Cina in qualche misura sarebbe stata inglobata, digerita. La digeriamo. Adesso improvvisamente appare chiaro, doveva apparire prima se fossero stati più attenti, che la Cina non la possono fermare. La Cina sta facendo un gigantesco investimento e colgo l'occasione per dire
ci sono molte questioni aperte su questo punto, ci torno fra un minuto, ma intanto il punto chiave da capire è che i cinesi sono i più furbi in questo momento, i più lungimiranti. Loro stanno pensando, facendo una scommessa sulla pace, perché se viene la guerra tutto questo discorso cade, salta. Ma se loro ci riescono, loro stanno puntando a 50 anni in avanti e hanno fatto i conti. Non è che stanno sognando, vale il proverbio, sei quello che fai, no? Il tuo futuro è quello che fai, non quello che pensi di voler fare. E quindi loro stanno facendo. Loro dalle università cinesi escono ogni anno 2 milioni di nuovi ingegneri. Un potenziale intellettuale gigantesco. Chi è che li ferma? 1.200.000.000, forse di più, di 300 milioni di persone che si stanno muovendo con altissima efficienza, tra l'altro, e molti capitali. La Cina, secondo i calcoli, ha già gettato in questa impresa più di 300 miliardi di dollari, che non è un'autostrada, è praticamente investire tutta l'Asia centrale con i loro mezzi, finanziare infrastrutture, ferrovie, strade, depositi, stazioni, aeroporti. Tutto questo avverrà ed è una fonte di ricchezza per tutti i paesi che saranno attraversati. Naturalmente tutto questo lo devo dire perché se no non mi capite, io non sto esaltando tutto questo, questa è una prosecuzione cinese del tipo di sviluppo insostenibile che l'Occidente ha fino ad ora proposto. Questo tipo di sviluppo porterà alla distruzione del nostro pianeta. Questo è un altro discorso. Ne sono consapevoli i cinesi? Solo parzialmente. Solo parzialmente. Però sono obbligati in qualche misura, perché questo paese non lo può fermare nessuno, neanche Xi Jinping lo può fermare questo paese. Ha messo in moto un meccanismo che è come il meccanismo del sistema economico mondiale. Cammina per conto suo. Fa soldi e quindi cammina per conto suo. Chi lo ferma? Non lo so. Non ce la faranno a fermarlo. Quindi dobbiamo fidarci sulla saggezza dei cinesi. Loro stanno progettando a 50 anni in anticipo. Stanno mettendo da parte le risorse energetiche, lo fanno, cosa che noi non facciamo. Stanno accumulando carbone, per esempio. Pur essendo produttori di carbone, comprano carbone dall'Australia. C'è un intero conveyor, come si suol dire, di navi che fanno la spola per portare carbone in Cina. Perché i cinesi sanno che a un certo punto dovranno fare ricorso a tutte le risorse disponibili. Perché hanno messo in piedi un tale meccanismo di sviluppo che richiede l'immensa utilizzazione di risorse energetiche. Quindi questo è un problema irrisolto. Riusciranno i cinesi a capire che questo sistema dovrà essere cambiato? Non vedo segni di questa cosa. Quindi lo sviluppo cinese in qualche misura, ovvio che contrasta lo sviluppo occidentale, ma nello stesso tempo contrasta le leggi della natura, che dicono che in un sistema finito di risorse uno sviluppo infinito è impossibile. Quindi noi è una delle altre cause che creeranno notevoli problemi, perché lo stesso problema ce l'ha l'America, che adesso sta facendo il fracking, per esempio. Sapete cos'è il fracking, no? Si ricava petrolio dagli scisti bituminosi, che è una delle cose più devastanti dell'ambiente naturale che sta avvenendo, e gli americani lo stanno facendo su larga scala, tant'è vero che sono diventati i produttori numero uno di petrolio da scisti bituminosi, cioè distruggendo il loro stesso paese. Quindi quello che sta accadendo ha del disumano, allo stesso tempo oltre che essere oltremodo contraddittorio e senza prospettive. La questione principale, io colgo l'occasione per dirla, perché se ci fossero dirigenti in Occidente intelligenti, questo problema se lo porrebbero. È che i cinesi sono diventati come un immenso motore di sviluppo, ma non hanno ancora la statura di un impero. Si avviano a diventare anche loro un impero, perché sono molto forti, perché sono molto potenti, demograficamente innanzitutto.
però non hanno ancora né la statura né il linguaggio politico per gestire il mondo. Non so, l'America è stata per un secolo e mezzo il padrone del pianeta, di fatto. Sì. Ma aveva una lingua che noi potevamo capire. Certo. Una lingua che è diventata anche lingua internazionale. Sì. E la cultura dell'Occidente si è in qualche misura forgiata sulla base dell'inglese. E infatti adesso tutti vogliono fare qualche carriera politica o economica, devono sapere l'inglese. Pensate un po' che si sta affacciando sulla scena del mondo un paese che è il più popoloso del mondo, che è il più ricco del mondo, ma che ha una lingua che il resto del mondo non capisce. Non so se è chiaro. Certo. Io lo dico perché ho visto, essendo stato molti anni in Russia, come sapete, ho visto che uno dei problemi principali che hanno impedito una qualche comprensione dei due mondi che si contrapponevano era il fatto che l'America non era capace di leggere la Russia, di leggere nel senso proprio del significato. Gli americani non hanno mai capito i russi, continuano a non capirli neanche adesso, e anche noi non li capiamo, perché non abbiamo imparato bene a tradurre la loro lingua, sebbene le nostre lingue, l'italiano, il francese, lo spagnolo, l'inglese, siano lingue in qualche misura simili, no? Però non ci siamo capiti. Perché? Perché la lingua russa è piena di sfumature che se non le capisci e vai in un colloquio qualunque, loro dicono una cosa e tu ne capisci un'altra. E io penso che con i cinesi il problema sarà molto grande, molto grande. E nel momento in cui la Cina diventa potenza mondiale, il cinese dovrà essere trasmesso in qualche misura. E noi dovremmo imparare in fretta a capire quello che dicono i cinesi. E non è facile, molto, perché la cultura cinese è un'altra cultura, un altro pianeta, un altro modo di pensare. E quindi sarà molto difficile trovare un linguaggio comune. Quindi noi dovremmo aiutare i cinesi a capire noi e aiutare noi a capire i cinesi, per esempio. E un ottimo interprete di questa operazione può essere proprio la Russia. Ecco perché noi abbiamo tutto l'interesse ad avere dei buoni rapporti con la Russia, perché la Russia è il nostro interprete naturale della Cina. E quindi tutto questo accresce la difficoltà del controllo, perché quando non ci si capisce l'equivoco diventa sovrano, diventa dominante. Quindi il problema del rapporto con la Cina sarà un problema per noi, grave, sarà un problema per i russi anche, perché anche i russi hanno interessi che non collimano con quelli della Cina. Pensate soltanto che in tutta l'immensa area della Siberia occidentale, più la Siberia orientale, più l'estremo oriente russo, grosso modo ci sono 20 milioni di abitanti. Cioè, nessuno. E dall'altra parte della frontiera, della Manciuria, ci sono solo nella Manciuria 100 milioni di cinesi che stanno cercando uno spazio e che stanno comprando terreni cinesi, comprando pezzi di taiga, cioè la foresta russa. La foresta russa, che sarà fra 20 anni, sempre che non ci sia la guerra, una situazione in cui è uno squilibrio demografico così gigantesco. Che sarà? E in Russia ci sono già quelli che cominciano a dire, momento, attenzione, il nostro rapporto con la Cina va bene fino a un certo punto, poi dovremo fermarla la Cina. Quindi, diciamo, il problema del mondo bipolare è tutt'altro che risolto, non si può dire che c'è. Non c'è un ordine mondiale, primo, c'è un disordine nell'Occidente, ma il futuro mondo bipolare sarà molto complicato. Molto complicato, perché dovremo rieducare mezzo mondo a avere un rapporto diverso tra le diverse culture, le diverse civiltà, eccetera, eccetera. Quindi questo è un problema aperto, interamente aperto. L'ultima domanda, Sonietta. Intanto la voglio ringraziare di cuore da parte di tutti i ragazzi del movimento e niente, voglio assicurare che continueremo a studiare
le sue parole, i suoi libri e diciamo tutti questi dati e questi fatti importanti e questi ragionamenti li useremo per la creazione dei nostri spettacoli teatrali e presentazioni artistiche. E, io volevo chiederle, per avviarci alla conclusione, questi grandi potenti, quindi questi padroni universali, sapendo che lo scoppio di una terza guerra mondiale porterebbe alla distruzione dell'intera razza umana, come possono pensare e progettare uno sviluppo persino tecnologico di una parte della società, cioè della parte più potente della società? Cioè, come può spiegare lei questa follia? È difficile. Bella domanda. Bella domanda, certo. No, ma non è la prima volta che mi sento fare una domanda del genere. A noi sembra strano, perché siamo tutti persone normali. Noi siamo normali. E quando ti poni questo problema, ragazzi, quando il destino riguarda un intero paese, milioni di persone, come puoi pensare di trattarli come degli oggetti? Ma loro non sono mica come noi. Questa è gente che... un po' li ho studiati, io il secondo libro che ho scritto dei miei preferiti, prima ho scritto La guerra infinita dopo l'11 settembre, poi ho scritto il secondo libro che era intitolato Superclan, era dedicato sì. A loro. Tra i miei preferiti. Cioè io già allora mi sono reso conto, ma sono matti? Me lo sono chiesto esattamente come te, possibile che non capiscano? E ho cercato di capire la loro psicologia, ho scritto un libro per studiare come si comportano e da allora non ho smesso mai di pensare come si comportano, però sono arrivato ad alcune conclusioni, anche perché ho avuto un po' l'avventura, qualcuno di loro, di conoscerlo. Ci ho parlato. Molto interessante. Ci ho parlato. E ho cercato di capire, parlandogli, come reagivano. Capivano, non capivano. In uno dei libri miei, quello che è uscito con il titolo È arrivata la bufera, sì. Ho raccontato questo episodio, ve lo racconto, magari se ve lo rileggete capite. Uno di questi era il primo banchiere europeo, il primo dei banchieri della Banca Centrale Europea. L'ho conosciuto. Uno del super clan. Sì, a suo tempo, a quel tempo, cioè, a quel era, tempo. Era, diciamo intorno al 2002. Uno dei padroni universali. Sì, a suo modo. Sì. Comunque era uno che era a contatto diretto. Certo. E, capitavo in una birreria perché ero amico di Gorbaciov allora, sì. Cioè ero amico, sono tuttora amico di Gorbaciov, ma allora eravamo insieme a lavorare nel World Political sì. Forum, no? E facevamo una conferenza a Monaco di Baviera e uno dei quali era Wim Duisenberg, mi è venuto in mente il nome che me l'ero dimenticato, Wim Duisenberg era il primo banchiere centrale europeo, era stato appena nominato da poco e Gorbaciov lo invitò. Certo. Gorbaciov era l'ex presidente della Russia, lui venne a questo convegno, c'erano 30 persone intorno a un tavolo, tutta gente molto alta, banchieri, e io mi sono trovato in una birreria di Monaco quella sera, Gorbaciov stava al tavolo dall'altra parte, lui era seduto di fronte a me e abbiamo cominciato a parlare simpaticamente, era un uomo simpatico, capelli, non so, qualcuno di voi se lo ricorderà, aveva una testa di capelli bionda, molto, molto, come dire, sbarazzina, no? Simpatico. E io gli ho chiesto delle cose, a lui a un certo punto, rispondendo alle mie domande, sapendo che io ero un giornalista, lui mi fa, off the records, dico, stavo mangiando una birra, una salsiccia con la birra, proprio letteralmente. E io dico, certo, naturalmente, ovvio. E, dice, e mi raccontò che lui era andato da poco negli Stati Uniti a parlare con il capo della banca, a capo della Federal Reserve, il banchiere numero uno russo. Era il 2002, tenete presente le date. E lui mi dice, sono stato a parlare con, come si chiamava, non mi ricordo più, Alan Greenspan. Alan Greenspan, sì. Era allora, allora lui mi racconta a tavola, in una birreria di Monaco, il dialogo tra lui e Alan Greenspan. E lui gli dice, andai a perché il tema della conferenza riguardava questo, i rapporti tra gli Stati Uniti e l'Europa. E allora, giustificava la mia domanda. E lui mi racconta, off the records,
E io ho mantenuto la parola, perché fino a che lui è stato vivo non ho scritto una riga di questo colloquio. Poi quando lui è morto affogato in una piscina in casa sua. Lascio a voi tutti i commenti del caso. Comunque è morto così. Allora lui mi dice, sono andato a parlare con Alan Greenspan e gli ho detto, guardi che se l'America continua come sta facendo adesso, come sta facendo, abbiamo parlato di Trump adesso a proposito delle emissioni di moneta, se l'America continua a imporre il suo criterio, lui parlava come banchiere europeo, guarda che le cose finiranno male, ci sarà un problema, ci sarà una crisi. Lei ha esaminato questo problema? Voi non avete intenzione di cambiare la vostra politica del dollaro? E gli ho detto, e come ha risposto Greenspan? E lui mi ha risposto, off the record. E gli ho detto, sì. Dice, mi ha risposto, noi non muoveremo un dito. Testuale. E allora gli ho detto, ma scusi, ma abbiamo discusso stamattina di questa situazione. Se l'America decide di andare indipendentemente dall'Europa a fare la sua politica finanziaria, che succederà? E lui mi ha guardato, ha fatto un sorriso e mi ha detto, succederà una catastrofe. Testuale. Ora, questo era uno che sapeva. E nel 2002 mi dice, succederà una catastrofe. Ma cosa era implicito in questo? Io gli ho detto, e lei che cosa fa? E lui ha allargato le braccia. Niente. Cioè, in quel momento lui mi ha raccontato il dialogo di due di questi padroni universali che prendono decisioni che riguardano il mondo intero. Miliardi di persone. E lui mi dice, succederà una catastrofe. Cioè, lui aveva chiaro. Chiaro l'aveva lui e chiaro l'aveva Alan Greenspan. E gli stava dicendo, non mi importa niente di quello che succederà. Noi facciamo quello che riteniamo opportuno. Allora, da questa conversazione io tratto la mia impressione che molti di questi qua, in parte perché sono ignoranti, cioè la discussione che stiamo facendo questa sera non la fanno mai. Solo qualcuno di loro è molto intelligente, ma gli altri sono molto elementari. Con alcuni altri vicini al potere ho avuto occasione di parlare, ho capito che non gli interessa. Potrei fare molti racconti di questo genere, ma quando ne faccio un altro, perché mi pare che sia utile, non posso fare i nomi in questo caso, è un grosso, ma grosso imprenditore italo-francese di una grande casa di moda, che mi ha raccontato, testuale, qualche anno fa. Noi produciamo in questo momento per i 30 milioni di milionari russi. Così, i suoi calcoli erano questi, aveva ragione. Cioè loro hanno misurato la velocità di sviluppo della Cina, hanno saputo e hanno visto, perché le statistiche glielo dicono, che in Cina ormai ci sono 30 milioni di milionari. Una classe intera, grande come mezza Italia, che dispone di una quantità enorme di denaro. E lui che cosa fa? Io, dice, produco per loro. Produco per loro. Allora io gli ho chiesto, eravamo a tavola un'altra volta in un'altra cosa, a Firenze, e gli dico, ma scusi, ma se tutti ragionano come lei, che succede? Voi state parlando di 30 milioni di milionari russi, cinesi, ma i cinesi sono 1 miliardo e 300 milioni, e gli altri? E l'Europa, che se succede? E lui mi dice, no, lei ha ragione, sono molto consapevole, ma il mio lavoro mi porta a parlare dei 30 milioni di milionari cinesi. Non me ne frega niente. Non me ne frega niente. Cioè io capisco, dice, la capisco quando lei dice, ma io sono vivo in un altro mondo, cioè non spetta a me. E questa è gente che firma, va poi in ufficio l'indomani mattina e firma degli accordi per trasferire una fabbrica da un posto all'altro, 2000 persone che vanno a lavorare e che dopo tre mesi o tre anni si scopre che non gli serve più quella fabbrica lì, la chiudono, la pigliano, la portano via e lasciano lì 5.000, 10.000 operai. Guarda quello che è successo con la Fiat, scusa. Sì, esatto. Marchionne, buonanima, ha deciso di trasferire la Fiat via, la portata in America, che gli frega lui dell'Italia? Non è fuori dalla portata del loro lavoro.
non è che siano cattivi o buoni, sono semplicemente persone che sono consapevoli che le loro decisioni riguardano il destino di milioni, ma non gli importa niente. Cinici. Non è sulla base di questo che ragionano. Quindi cinico, chiamiamoli cinici. Molti di loro sono cinici, come nel caso specifico che lui mi diceva, io la capisco. Capisco benissimo, però, ma che cavolo posso fare io? Non riguarda me, non riguarda nessuno di loro. Poi ci sono quelli che invece non lo sanno. Alcuni di questi li vediamo in televisione, sì, vengono intervistati. È gente che gli frega niente, la battuta più però, bella. Però solo per capire, nel caso che loro sanno, quello che diceva Sonietta, che può scoppiare una guerra atomica dove loro stessi moriranno. Cioè, come, cosa spiegano? Come, che pensano? Che pensano? Tu pensa soltanto questo, che se è vero l'1,2% di quello che vi ho raccontato sul 5G, i loro figli saranno i loro figli saranno sottoposti allo stesso martellamento. Come fai? Come li difendi? Dove li difendi? E cosa pensano? Ma qui c'è la dualità della personalità umana. C'è il fatto che questa gente che ha un potere smisurato, senza controllo, pensano di essere immortali. Che pensano di essere, loro pensano di cavarsela. 2012. Esatto. Il film 2012 è il film che ha rappresentato i loro desideri, è vero, quello che loro pensano. Noi siamo così ricchi che potremmo trovare un modo per salvarci. E gli altri troveremo un modo. Troveremo un modo. Quale modo? Non Krugman, si sa. Paul Krugman, l'inventore del termine padrone universale, tu sai, sì, che io certo lo cito sempre perché non l'ho inventato io, è il vero termine padrone, l'ha scritto sul New York Times, sì, va bene, esistono i padroni universali, lui avrà un'idea di suo modo, certo, però lui ci parla con loro tutti i giorni, certo, e lui dice, noi dobbiamo pensare a un mondo dove l'energia sia solo pulita, l'ha detto lui, no? Un mondo dove gli idrocarburi non si useranno più, gas, petrolio, noi, il nostro mondo è questo, e dove la produzione materiale non sarà più la produzione materiale perché sarà meno importante ciò che si produce materialmente, sarà importante la conoscenza. Ecco, questo è il teorico di questa classe. Lui pensa che il suo desiderio sia la realtà e non si pone il problema del fatto che per arrivare all'energia pulita succederà prima una catastrofe ecologica, esatto, mondiale, e che il problema della conoscenza riguarderà, se riguarderà, un pugno di uomini e tutti gli altri saranno morte, condannati alla morte. Capite qual è? È una dualità. Quindi oltre il cinismo. Che è pericoloso, che è la mentalità di una nuova classe umana. Però così, scusami per concludere, ma è proprio così che la pensava Hitler? Beh, più o meno così. Cioè, noi siamo di fronte a un gruppo di responsabili che il destino ha messo al comando del mondo. Questa è la spiegazione. Il grazie comando del mondo è il Giulietto. Beh, non possiamo non dare spazio a Margherita. No, Giorgio, volevo, se posso, fare una proposta un po' a tutti. Prego. Giulietto, visto che qui c'è una platea di quasi per la maggioranza, quasi per intero, di giovani che sono palesemente innamorati di te, fai innamorare tutti i giovani. Quindi ho pensato, siccome noi stiamo lanciando, abbiamo appena lanciato, noi come Pandora TV, intendo, abbiamo appena lanciato la campagna abbonamenti, che sono pochi euro al mese, faccio la pubblicità per tutti, dico, li abbiamo chiamati come gli abbonamenti come gli elementi della terra, acqua, aria, terra e fuoco. Quindi sono dai 2 ai 20 euro al mese per un mese. E ieri sera abbiamo inaugurato la prima diretta per gli abbonati. Cosa succede? Che dall'altra parte del computer gli abbonati fanno le domande a Giulietto Chiesa. Benissimo. Quindi ho pensato, magari loro, come gruppo di giovani che sono innamorati di te, potrebbero fare un abbonamento di tipo collettivo e aggregarsi a questa riunione che noi facciamo una volta al mese, così bellissimo, ti riempiono di domande e aumentano l'energia positiva rispetto agli altri vecchietti che ti seguono dall'altra parte del computer e siamo tutti felici e contenti. Siamo d'accordo.